taglio ufficiale, applauso doveroso. Signore e signori, si inaugura così la 16ª edizione di questa mostra molto particolare ed anche di grandissima classe e levatura. Vi invito ad entrare. Prego. Accomodatevi. Siamo felicemente ospiti di questo meraviglioso luogo, oggi municipio della comunità, ma noto a tutti noi come la casa di Gaia del Camino, luogo storico per eccellenza, che non solo ingentilisce e nobilita Porto Buffolè, ma ci ricorda anche la storia ultra millenaria di questa comunità, una storia che affonda le sue radici nell'epoca romana, nella sua collocazione geografica a cavallo tra la Marca del Friuli e la Marca Trevigiana, contesa tra la città di Treviso e i feudi del Pordenonese, e poi con la Repubblica di Venezia, con la dominante, l'uomo libero e indipendente, espressione di arte, espressione di cultura, espressione di grande umanità e di grande civiltà. Ed è così che a Porto Buffolè ci ritroviamo questa sera per la 16ª edizione di un evento che vede come protagonisti i produttori, vede come protagonisti gli uomini che la terra la lavorano, la vivono, che guardano e coccolano il loro prodotto. Siete l'eccellenza dei vini del Piave, siete l'eccellenza della DOCG del Piave e della DOC, della famosa DOC Malanotte del Piave o Piave Malanotte, grandi conquiste enologiche e grandi soddisfazioni. Questa sera la festa è tutta per voi ed è accompagnata dall'importante presenza della delegazione trevigiana dei sommelier della Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Saranno loro che ci accompagneranno in queste due settimane nella degustazione e ci introdurranno con i termini tecnici appropriati a scoprire la gioia e la meraviglia di questi vini. L'organizzazione è a cura del consorzio dell'Enologo della Piave di Venza, un consorzio rappresentato oggi dal signor Bruno Silvestrin, che merita un grande applauso. Io vi chiedo scusa, ma i foglietti servono sempre a qualcosa. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi anche la preside dell'Istituto di Tecnico Enologico e Agrario Cerletti. È una realtà fondamentale, importante. Voi tutti, credo, usciate da là, se si può dire così. Quella è la grande mamma della nostra realtà. E naturalmente siamo a casa di Andrea Susanna, il sindaco di Porto Buffolè, che con grande disponibilità accoglie questo evento. Un evento tra i tanti che lo invitano e trasmettono ancora oggi la grandezza di questa comunità. Bene, buonasera, benvenuti. Pochi saluti miei, tutta l'amministrazione comunale, saluto i colleghi sindaci e qui convenuti. Siamo alla 16ª rassegna di vini. Un particolare, quando prima della rassegna di vini la facevamo in altri locali e da 2 anni la facciamo sotto questa bellissima sala Pompeo del Comune di Porto Buffolè. Non è stato facile spostare le nostre bancherelle del mercatino dell'Antiquariato, perché come ben sapete ogni secondo domenica del mercatino dell'Antiquariato si celebra Porto Buffolè. E abbiamo delle bancherelle storiche che sono qui da 25 anni, quindi andare a coinvolgere c'è una manifestazione importante che rappresenta il territorio non è stato semplice. Non è stato semplice né con gli espositori, ma neanche con i miei dipendenti comunali, che vai a rovinare un po' una manifestazione che ormai si ricorda da tanti anni, ma
sono riuscito a spiegargli che questa manifestazione era molto importante e collegata assieme all'altra manifestazione rendeva sia il mercatino antiquariato che questa manifestazione un'importanza ancora più grande. Quindi voglio ringraziare il consorzio del Prologo del Casino Mondense, la Prologo di Porto Buffolè per questo importante evento. Un ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni hanno collaborato per questo importante evento, divenuto uno fra i più importanti appuntamenti annuali della nostra cittadina. Un ringraziamento alla FISA, a Mario, Davide, Lucio, Fabio, Claudia, Giuliana, William, Federica e alla GNG, allestimenti Gianni e Gianni, alla nostra fiorista Francesca Gardanale dell'Angolo Fiorito e al nostro grande presidente Bruno Silvestrini. Grazie signor Sindaco. Io ne approfitto per salutare l'assessore alla cultura del comune di Oderzo, grazie per essere con noi. Il vice sindaco di Ponte di Piave, grazie della sua presenza, e il sindaco di Mansue. Questo è per sottolineare come questa 16ª rassegna faccia a pieno titolo parte l'apice, il punto sommitale di una occasione di incontro che sotto il titolo di Malanotte del Piave riassume la bellezza di 13 eventi e costituisce un cartellone ormai collaudato che dà grande per il quale abbiamo tanta attesa e molto desiderio di raccogliere i frutti. Frutti, signor Preside, che lei ha insegnato o coordina una squadra di docenti molto qualificata affinché si impari bene a coltivare e a maturare. Io vorrei che la signora Damiana Tervilli ci dicesse qualcosa di più della nostra scuola. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, mi sono stato molto volentieri, grazie signor Sindaco, grazie dottor Silvestrini, perché è veramente un piacere e un onore essere qui. La scuola, cosa dire della scuola? È una scuola che non ha gli stessi anni di Porto Buffolè, ma ha 140 anni, li ha compiuti proprio quest'anno. E da questa scuola sono usciti gran parte degli enotecnici che hanno fatto diventare questo territorio quello che è. Non solo il territorio di pianura, il territorio collinare, dovunque ci si volti qui si vede l'operato degli enotecnici. E gli enotecnici sono usciti da Polignano. Quindi è un aspetto molto importante ed è per questo che noi facciamo di tutto perché Conegliano continui a mantenere non solo il suo nome, ma le sue competenze. Ultimamente siamo anche particolarmente attenti all'ambiente perché credo che salvaguardare questo ambiente, sia quello di pianura che quello di collina, sia assolutamente fondamentale. Come scuola abbiamo collaborato nella realizzazione del regolamento di polizia rurale. Stiamo operando all'interno della scuola utilizzando trattamenti innovativi, ci cerchiamo di prodigare in modo tale che ci sia il massimo della riduzione dell'impiego di antiparassitari, fitosanitari per la salvaguardia della salute e del territorio. Credo che questa sia una cosa importante, un messaggio da far passare, è quello che cerchiamo di fare con i nostri ragazzi, perché se li costruiamo, nel senso che li creiamo, li maturiamo, li formiamo, probabilmente riusciremo a mantenere questo ambiente che è semplicemente meraviglioso. Grazie. Grazie signor Presidente, grazie. Sarebbe bello che domani, nella cronaca di questa vernice, si parlasse non solo del piacere per il sindaco di Porto Buffolè, per la comunità di Porto Buffolè nell'ospitare questa rassegna, anche quanto lei ha detto, perché è un messaggio particolarmente importante che sta a cuore, mi pare, anche ai nostri vertici della regione, già che il presidente esce proprio dalle fila dell'Istituto Enologico Cerletti. Abbiamo con noi da Conegliano uno dei nostri rappresentanti e adesso parlo del nostro mondo Prologo, un mondo che per molti di voi è sicuramente conosciuto,
per altri lo è meno, ma la cui capacità operativa, il cui slancio, il cui affetto, la cui dedizione a cultura, storia, tradizione è davvero, credo, in tante occasioni irraggiungibile. È con noi Giordano Francesconi, che è consigliere provinciale della Comitato dell'Unione Nazionale del Prologo d'Italia, è il presidente della Prologo di Corigliano ed è anche il presidente del consorzio al quale fanno riferimento le prologhi dell'area corigliana. Buonasera a tutti, io questa sera sono qui per portare un saluto che è quello di Giovanni Forlador, ex vicepresidente della scuola tecnologica, nonché presidente provinciale dell'UMPI, l'Unione Nazionale Prologo Italiana. È un piacere essere qui, mi dispiace per lui che non sia venuto, ma io sono felicissimo di averlo sostituito. Sono stato qui anche l'anno scorso della manifestazione, sempre ben riuscita, e quindi faccio anche i complimenti agli organizzatori. E non ho tantissimo altro da dire. Vi auguro a tutti quanti una bellissima serata, insomma. Grazie. Grazie Giovanni. Il vino, voi lo insegnate a me, è cultura, è passione, è interesse, è qualcosa di straordinario che affonda le proprie radici nell'origine dell'uomo. Una delle espressioni che lo nobilitano e ce lo fanno molto apprezzare sono anche le premiazioni, sono gli attestati, sono i tributi, sono i circoli di degustazione che si creano. E permettetemi un saluto affettuoso all'avvocato Mocerino, che rappresenta una di quelle nobili istituzioni. Mi pare che il medaglione che porta con molto orgoglio sia quello della signoria dei vini veneti e friulani, vini del Piave, ecco, dei vini del Piave. Una istituzione che nasce per salvaguardare la originalità, la tipicità e la salubrità dei nostri prodotti. Bruno Silvestrini, il presidente del consorzio di Tercino Montese delle Prologo, l'artefice di questa organizzazione. Quest'anno il cartellone ha visto coinvolti molti comitati, ha visto coinvolte molte Prologo, 13 eventi per festeggiare, per ricordare, per guardare avanti, per trascorrere un'estate anche all'insegna di appuntamenti glamour. Davvero c'è di tutto e di più. Allora, intanto mi preme giustificare due assenze. Ho telefonato poco fa la segretaria di Marcon, il neo presidente della provincia, che mi aveva promesso che sarebbe stato qua, e dice bloccato, un'altra persona che aveva molto piacere di essere qua perché ormai è di casa e si chiama Fabio, il direttore Claudio, il direttore del consorzio dei vini proprio qua, e ci teneva a venire anche perché era l'occasione per intrattenersi con il produttore, ormai è diventato di casa qua. Abbiamo fatto, diciamo che dirlo, ieri l'altra sera una serata con la matriciana e penso da nessuna parte si è accompagnato la matriciana in favore della remontata di Amatrice con i due diocesi del consorzio Venezia, che sapete che è il consorzio che ha unificato il consorzio di Piave e anche quello del Sombra Maggiore, e abbiamo pasteggiato con il Malanotte, che è il diocesi della Venezia, e l'altro diocesi che è il Son Classico, quindi il Son Classico e Malanotte per accompagnare la matriciana che abbiamo preparato, l'abbiamo riempito tutta la piazza, erano 400 persone. Purtroppo non aveva neanche la voce, era con la febbre e con l'influenza, e quindi mi ha detto: guarda, mi dispiace ma non posso esserci. Certamente c'era l'anno scorso, certamente ci sarò altro il prossimo anno, anzi prima della fine sarà qua anche lui. Poi mi preme ringraziare invece, oltre che i produttori che ci mettono a disposizione i vini, anche li vedo qua, da Candelù a Ballonto, gli organizzatori delle varie mostre dei vini, perché se non ci fossero le mostre dei vini non ci sarebbe neanche questa, che è la conclusione di tutte le mostre, che è anche la conclusione di quel cartello, uno dei cinque dell'Umbri, che è stato ricordato l'Umbri, il primo è stato, che è quello più famoso, è la primavera del Prosecco, poi si è aggiunto i germogli di primavera, e poi
l'inverno e poi l'inizio dell'autunno, che è in corso in questo momento, e poi anche l'ultimo, ma la notte d'estate. Ha ricordato prima erano 13 manifestazioni, questa è quella di chiusura. Per fare un bilancio intanto di questa rassegna, diciamo che è cresciuta, lo si vede anche dalla quantità di vini. Cioè tutte le mostre hanno avuto un 10-20% di aumento di produttori soddisfatti che hanno creduto al progetto e che hanno messo a disposizione, perché sapete i vini poi vengono messi a disposizione gratuitamente, che hanno messo a disposizione i loro vini. E questo è il segno che la cosa sta crescendo. L'anno scorso abbiamo puntato sul discorso della formazione, abbiamo fatto due giornate di formazione per gli organizzatori delle mostre, una che riguardava la presentazione dei vini, l'altra invece che riguardava la comunicazione, perché è inutile fare belle iniziative se poi nessuno le sa o non riesce a comunicarle. Quest'anno invece abbiamo puntato sui ristoratori, cioè abbiamo cercato di coinvolgere, siccome l'erba del vicino è sempre la migliore, noi siamo sempre purtroppo esterofili, la roba degli altri è sempre migliore della nostra, anche se poi vedi che uno dei produttori è un vino che qua, nella Guida Moroni, è il terzo miglior vino in Italia, no, rosso, però è qua, però nessuno magari se va al ristorante lo trova. E allora abbiamo puntato sui ristoratori, ormai c'è una lista, per convincere tutti i ristoratori tutto questo territorio qua a tenere nella loro lista vini i vini di questo territorio, non solamente magari i Chianti o qualche altro vitigno, nessuno dice che siano cattivi, però in ogni caso bisogna anche, perché è vero che il mercato è globale e internazionale, però conta anche il mercato locale, e quindi questa è una delle maniere. Dicevo, e alla fine, quest'anno qua, ricordava prima il sindaco, è il terzo posto, siamo partiti dalla piazza Beccaro, poi siamo finiti in casa Gaia 3 anni fa, questa è la terza volta, non stavamo più dentro, siamo venuti qua e quest'anno c'è un problema anche qua, perché ormai sono oltre 300 i vini e le aziende erano oltre 130, e quindi anche perché poi se c'è troppo diventa troppo dispersivo, però abbiamo come sempre, quindi un po' di pubblicità sempre, alle giornate di sabato e di domenica, che sono le giornate in cui domani c'è il mercatino dell'Antiquariato, ma domenica prossima c'è un altro mercatino interessante che è quello della festa d'autunno, dell'artigianato, eccetera, approfittando di questi, e poi anche la domenica successiva, quindi tre weekend in cui si potranno degustare i vini e ciò che viene sono qua a disposizione. Chiaro che è una manifestazione, non è una sagra, è una manifestazione dedicata poi anche dedicata agli operatori del settore, sono molti ristoratori che vengono qua, molti produttori che vengono qua per vedere cosa fa la concorrenza, molti anche gli enotecnici eccetera che vengono ad assaggiare il vino, che vanno con i critici a criticare i punteggi, perché poi la gente si problema anche tutti i punteggi che sono stati, perché è chiaro che i bianchi magari dopo un anno non sono più, magari hanno preso molto alto in primavera e oggi magari, e mentre invece qualche rosso che ha preso un punteggio piuttosto basso in primavera, magari adesso è provato, migliorato eccetera. Faremo anche come sempre, no? 4 serate, gli altri anni li facciamo 3, uno con il pesce, con il ristorante Tussin, li faremo proprio dentro qua, uno con la locanda, che è un specchio del ristorante Battistella, che stanno la locanda qua, bella slogana, una serata, per chi lo conosce, perché molti lo conoscono, con Fabio Guerra, con i formati dei salumi, visto che è un maestro, e quest'anno, visto che c'erano tanti passivi e tanti, e cioè sono un appassionato di dolci, la base di soli dolci. Con passiti, moscati, freschi, montoni, quello moscato, rosa, e vedremo cosa viene fuori. Il pasticcere, che è anche insegnante, Cassani Mastro, si è reso disponibile a questo esperimento, vedremo come va a finire. Poi per i figli di e tutto il resto, questo sarà il mio. Grazie Bruno. Grazie anche per questa battuta finale che arrotonda e addolcisce ciò che ci viene detto il giorno dopo, questi bellissimi appuntamenti che anche quest'anno sono stati pianificati. Abbiamo un obbligo però, Bruno, l'obbligo di consegnare il premio, perché tra quanti di voi hanno raggiunto gli oltre 88 punti, c'è qualcuno che ha rappresentato anche quest'anno l'eccellenza dei vini del Piave. È di qua, scusate, era qua. Era convinto che fosse nella testa, io l'avevo capito.
asciugata fuori. Busta e controbusta. È quel po' di suspense che fa tirare in su un po' il collo, che vediamo un pochino degli struzzi. Calici in festa tra Piave e Livenza 2016, l'attestato di benemerenza per il Vin Piave 2016 va all'azienda agricola Poderi del Todero, levata di Piave, di Ponte di Piave, alla notte di Orsi Piave 2008. Voglio ricordare ai miei ospiti che il Vin Piave viene assegnato a quei vini che raggiungono o superano gli 89 punti. Lui è l'unico vino che proprio a Camerun ha ottenuto gli 88 punti. È la terza volta che lo vince. Ripetersi in questa consegna credo non sia facile e questo sia un grande motivo d'orgoglio. Veramente un motivo di grandissimo orgoglio, un premio veramente inaspettato che forse è stato notificato in piena pandemia. Io non mi aspettavo proprio, è la terza volta in 10 anni che ricevo questo gradito per te. Complimenti ancora. No, vuol dire che la razza non la spiega il nome. Si dice così, mi pare. E questo è di buon auspicio e di grande soddisfazione. A questo punto, rompiamo gli indugi, signor Sindaco. Possiamo iniziare a verificare la bontà di questi vini, a bagnarci il becco. È un grande onore, un grande piacere, penso per tutti voi, per me in modo particolare, per noi in generale, poter dare il là e iniziare a sentire l'apertura, il suono dell'apertura di queste bellissime bottiglie. Grazie per essere arrivati qua così numerosi, grazie per l'interesse che dimostrate con la vostra presenza per la vostra terra, per i vostri prodotti, per le vostre capacità. Grazie signor Sindaco per credere sempre in questa iniziativa e grazie all'Enologo d'Italia, grazie al Consorzio Piave Livenza per essere sempre in prima fila. Grazie Bruno, grazie a tutti voi. Il più grande spettacolo dopo tutti siamo noi. Grazie.